Tutti sono sempre io, Messi Striker, benvenuti in questo nuovissimo video. E oggi sono qui con la Snapshot 12V38A. Questa Snapshot è prevalentemente bug fix e anche nuovi suoni, quindi ci sono moltissimi suoni. Quindi questo video lo dividerò in due parti perché, come ben saprete, non posso registrare anche l'audio mentre registro la voce, quindi ci saranno delle parti in cui mostro tutti i nuovi suoni e non parlerò. Quindi parlerò prima delle cose più importanti di questa snapshot e poi vedremo i suoni. Allora, è stato reso il Nether più veloce, quindi se noi entriamo nel Nether entrerà praticamente subito. Soltanto uscirà la schermata di caricamento, però non ci sarà quell'effetto particellare di questo colore. Non entro perché sennò laggo, voglio evitare lag. Comunque ci sono due nuovi mob molto interessanti. C'è uno che in poche parole, se lo attacchiamo, lui ci attaccherà. Se non lo attacchiamo, ci lascerà stare. Questo qui viene spawnato soltanto di notte, raramente, ed è il pipistrello. Bene, questo è il pipistrello, raga, è bellissimo. Come vedete, sono bellissimi. E comunque, questi qui per ora ancora non fanno niente. Probabilmente dropperanno qualcosa in futuro. E poi magari attaccheranno anche gli altri mob, perché come ben sapete i pipistrelli attaccano gli animali per prendere il sangue. Ora non fanno niente, però probabilmente nelle prossime versioni attaccheranno i mob. Quindi è una cosa abbastanza interessante. Poi c'è un altro mob che io lo vedo buggato, è la strega. Ok, devo mettere... ecco, è la strega. Io la vedo rosa, cioè rosa, bianca. Questo mi succedeva anche quando era stato appena introdotto l'Iron Golem, quindi penso che questo qua verrà fixato e la vedrò nera. Allora, bianco e nera è uguale. Poi ora sto con la pozione della Night Vision, quindi la vedo bene, cioè vedo bene i colori. Comunque, questa qui è cattiva, quindi se non andare nel portale ti prego. Ok, è già andata, perfetto. Ok, mettiamo un'altra. Questi si comportano un po' come l'Enderman che si trasportano via, ma soprattutto loro sono capaci di lanciare le pozioni. Dai, per esempio, mi ha lanciato avvelenamento. Si è lanciata lei stessa. Beve delle pozioni, fa un sacco di cose. Come vedete, sta bevendo. Molto interessante. Quella è la pozione del danno istantaneo. Comunque, se sarà così, sarà abbastanza forte perché sicuramente poi dropperà delle pozioni. Vediamo un po', uccidiamolo. Ok, abbastanza vita. Ha molta vita, anzi. Ok, non droppa ancora niente per ora. Probabilmente dropperanno qualcosa in futuro, perché sennò non l'avrebbero aggiunti per senza motivo. Comunque, un'altra novità è che il command block è stato un po' aggiornato. Un'altra novità ancora è che il beacon block ha una nuova texture. Come vedete questa. Poi se per esempio lo posiziono a terra sarà così, se sarà invece sopra ha una piramide, famosissima piramide, tipo di diamante, possono fare di tanti nodi. Dopo un po' si attiva e ha questo bellissimo effetto. In effetti hanno fatto un bel lavoro, mi piace. Comunque sono tutte queste le novità della snapshot, a parte i suoni che sono tantissimi, tipo lava, acqua, mobs, poi terra. Quella roba là che vedrete fra poco. Quindi, raga, per questo video è tutto. In realtà non è tutto perché vedrete altro, epic fail. Comunque, ci sentiamo nei prossimi episodi del Let's Play. Bella. Thank you.